Cesare Galeotti, il campionato riprende a 2 settimane dal pareggio beffa subito a tempo scaduto contro il Torino. Cosa vi ha detto mister Scurto a proposito di quell'episodio e come avete reagito tu e i tuoi compagni? Ma sicuramente è stato un brutto risultato per noi, sicuramente con un'ottima prestazione. Sì, il risultato è stato un po' bugiardo, però comunque la prestazione è stata soddisfacente, anche il mister ce l'ha confermato. E dobbiamo solo ripartire dalla prestazione e i risultati poi verranno. La pausa nazionale dello scorso weekend vi ha dato la possibilità di avere più tempo per preparare questa sfida, ma ha anche privato il gruppo di alcuni elementi impegnati con le proprie rappresentative. Come avete trascorso questo periodo? Ma sicuramente è stato un periodo di 1,5 settimane trascorso con allenamenti intensi, a grande velocità. Diciamo che i ragazzi che sono stati in nazionale hanno fatto delle partite, noi comunque ci siamo allenati. Sicuramente tutti sono importanti, ma nessuno è fondamentale. Comunque anche i ragazzi che hanno giocato di meno hanno avuto modo di vederci un po' di più in allenamento, quindi sono contento per loro, insomma. Domani vi aspetta il derby contro il Bologna e per te che sei nato e cresciuto a Ferrara e ti appresti a vivere la 9ª stagione in biancazzurro non potrà sicuramente essere una partita come le altre. E quali sono le emozioni che uno spallino doc come te prova a poche ore dalla partita? Ma sicuramente quella di domani è una partita importante per tutti, perché comunque veniamo da appunto un risultato beffa. Però secondo me dobbiamo giocare come sappiamo. Sicuramente per me non è una partita come le altre, però l'affronterò al meglio come le altre partite, insomma. I Felsinei sono senza dubbio una squadra competitiva, con individualità importanti e con un'esperienza maturata in questa competizione. Quali sono state le raccomandazioni di mister Scurto? Ma diciamo che l'altra squadra la guardiamo poco, noi pensiamo più a noi stessi ed è quello che dobbiamo fare in questo tipo di campionato. Campionato importante, lungo, difficile, però noi dobbiamo pensare solo a noi stessi partita per partita e dopo vedremo. Tu e i tuoi compagni arrivate a questa partita dopo un inizio di stagione molto soddisfacente, molto positivo sia in termini di prestazioni che di risultati. E come vi state preparando, come state vivendo la vigilia di questo derby? Ma per noi deve essere una partita importante, come già detto, però è una partita come le altre, dobbiamo giocarla come sappiamo, con la nostra determinazione, con la nostra grinta, con la voglia di fare. Sì, veniamo da 3 prestazioni ottime, però risultati un po' meno, secondo me potevamo raccogliere un po' di più, però sì, è una partita importante, però dobbiamo giocarla come sappiamo. Sei partito dagli esordienti e sei arrivato al posto da titolare in Primavera 1, il campionato più prestigioso del calcio giovanile, e tutto questo l'hai sempre fatto con la maglia della SPAL. Cosa si prova a difendere la porta della squadra della tua città in un campionato così prestigioso? Sicuramente mi fa molto piacere, però ecco, sono stati degli anni, però non tutti sono stati soddisfacenti, alcuni sì, altri no. Quest'anno ho iniziato le 3 partite da titolare, non sono sicuro del posto come nessuno si deve sentire sicuro del posto ovviamente, però sì, sono contento e spero di continuare così. Nel finale della scorsa stagione hai avuto occasione di allenarti in pianta stabile con la prima squadra e quest'anno mister Marino ti ha convocato per la sfida di Team Cup contro il Bari. Come hai vissuto questa prima convocazione e quale obiettivo ti poni per il prossimo futuro? Sicuramente è motivo d'orgoglio allenarsi con giocatori che fino a poco tempo fa vedevo in televisione, però sono sereno e il mio obiettivo per quest'anno è giocare il più possibile in primavera e ovviamente allenarmi in pianta stabile in prima squadra, perché comunque è sempre bello allenarsi con i più grandi e sempre con i migliori si migliora.